È importante partecipare alla giornata e al webinar di presentazione su innovazione digitale e servizi di welfare per due motivi, secondo me. Il primo perché sarà un'occasione per poter parlare del tema dell'innovazione all'interno dei servizi di welfare che, come dire, è storicamente un tema spinoso, sia per il ritardo che spesso scontrano i servizi di welfare nell'introduzione di questo tipo di innovazioni. Come secondo motivo, perché l'incontro sarà la possibilità di effettivamente vedere come il tema dell'innovazione digitale è stato portato avanti da alcune amministrazioni con tre progetti che saranno sinteticamente presentati e su cui poi sarà possibile un dibattito con i partecipanti. Nella prima parte ci sarà anche l'opportunità di fare una breve riflessione su quelli che sono i principali driver che spingono l'innovazione nei servizi di welfare, ragionando un po' su quelli che sono i fattori interni, come per esempio l'orientamento strategico dell'organizzazione, i risparmi, per esempio, derivanti per l'organizzazione dall'efficientamento dei propri servizi e dall'utilizzo di strumenti di innovazione digitale, così come per esempio la spinta che deriva dal personale che lavora all'interno dell'organizzazione e che deve in qualche modo essere un alleato in questi processi. Da ultimo parleremo anche di tutti quelli che sono i fattori esterni connessi all'innovazione digitale nei servizi di welfare, come per esempio le opportunità di finanziamento che sono uno sprone per le organizzazioni, le amministrazioni pubbliche in particolar modo per sviluppare innovazione, sviluppare sperimentazioni che poi possono diventare effettivamente servizi